Sì. Diversi punti della città di Porteragnano sono coinvolti, iniziamo da Palazzo di Città, ma si continua lungo tutto il percorso. Sì, l'attrazione principale sarà qui su Palazzo di Città, dove ci sarà un videomapping architetturale realizzato da 3 studi di design di livello nazionale, che hanno alcune esperienze anche a livello internazionale e che speriamo, insomma, riusciranno ad offrirci uno spettacolo davvero suggestivo ed emozionante. Si continua poi? Si continua poi su Via Marconi, dove ci sarà questa opera di paint mapping che prenderà vita nel corso della 3 giorni, quindi vedremo in realtà l'effettiva vita dell'opera già dal sabato, e sempre su nei giardini lì di Via Carducci e Via Marconi ci saranno alcune piccole installazioni come la Digital Door, che è un'installazione interattiva che siamo sicuri sarà molto divertente per il pubblico. Faville come Luci d'Artista di Salerno? No, essenzialmente Faville è un progetto totalmente diverso dalle Luci d'Artista di Salerno, è ovviamente un progetto molto più piccolo rispetto a quello di Salerno, è un progetto a nostro avviso che può essere complementare, che nel corso degli anni possa contribuire a completare l'offerta tra Salerno e Pontecagnano, che è un territorio che è proprio confinante ovviamente con il capoluogo città campano, insomma. Il progetto interattivo avrà la sua massima esposizione di sera oppure sarà fruibile e visitabile anche di giorno? No, solo di sera, perché ovviamente le opere prevedono l'utilizzo di alcuni videoproiettori che con la luce sarebbe impossibile. Fare turismo ovviamente, fare accoglienza e portare numerose persone qui a Pontecagnano, è questo l'obiettivo? Sì, effettivamente noi abbiamo pensato di fare uguale, perché in primis abbiamo bisogno di un po' di turisti a Pontecagnano. Ci tengo a precisare che noi paghiamo un po' lo scotto dell'anno zero perché non abbiamo storicità. Tutti i finanziamenti che noi puntualmente chiediamo alla Regione siamo penalizzati sui punteggi perché non c'è nessun tipo di storicità, quindi ci battiamo anche contro tutte le manifestazioni che si organizzano nel periodo natalizio finanziate dalla Regione. Quindi siamo stati bravi, veramente siamo stati molto bravi a recuperare questi fondi per far sì che per 3 giorni sia i cittadini di Pontecagnano non hanno la necessità né di andare fuori, quindi andare a festeggiare il Natale da qualche altra parte, i nostri giovani possono tranquillamente rimanere qui a Pontecagnano, e che abbiamo pensato appunto di organizzare questo concerto per far sì che non vadano fuori, ma soprattutto che le famiglie non sono costrette solo ed esclusivamente a scendere per andare a mangiare una pizza, ma di vivere la città. Abbiamo fatto in modo che per 3 giorni, a tutte le ore, in quasi tutti i luoghi principali del paese ci sia una manifestazione. In conferenza ha detto: non vogliamo che Pontecagnano sia soltanto un dormitorio. Sì, Pontecagnano non deve essere solo un dormitorio, Pontecagnano ha tutte le potenzialità di essere vissuta. Abbiamo un tasso di criminalità molto basso. Io vi parlo da mamma, ho 3 figli e hanno veramente conquistato una dimensione. Io sono molto tranquilla quando stanno in giro. Siamo un'amministrazione giovane, un'amministrazione, ecco, sfavillante possiamo dire. Abbiamo tutte le potenzialità e le capacità per far sì che Pontecagnano a 12 mesi all'anno sia vissuta con eventi, manifestazioni e tant'altro. Nicolotto, un'azienda moderna vicino alla modernità delle luci, diremmo così, o delle attrazioni visive. Delle ombre, no? Perché si è parlato delle luci d'artista, ovviamente, e quindi in questo senso Faville, secondo gli intendimenti dell'amministrazione, aspira a diventare una manifestazione di carattere regionale nazionale, quindi in questo senso sicuramente sì. Siamo vicini, perché siamo vicini a varie manifestazioni sul territorio di varia natura. Questa amministrazione è molto, come dire, articolata ed è molto attiva. Noi abbiamo anche un nostro punto vendita, un nostro ristorante qui nel Maxi Mall di Pontecagnano, occupiamo dipendenti, maestranze locali e siamo contenti di poter dare una mano. Un modo come per tornare al territorio, quello che viene preso, tra virgolette? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi lo facciamo attraverso varie iniziative. Pochi sanno, solo più o meno gli addetti ai lavori o quelli che si occupano del terzo settore, noi abbiamo una fondazione in Italia che è a casa di accoglienza, che si chiama la Fondazione Ronald McDonald's,
che ha delle case di accoglienza dove vengono ospitati i genitori di bambini lungodegenti, prevalentemente purtroppo malati di tumori, e quindi per esempio quella è una delle iniziative che noi alimentiamo con la nostra attività.